è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, è un duello tutto da seguire fra due squadre che giocano un grande calcio che spesso ha regalato in passato grande spettacolo. Minuti per conoscere il responso del campo, non andate via. Luci a San Siro, come cantava Vecchioni, siamo qui a Milano in uno degli impianti in cui sono state scritte pagine indelebili della storia del calcio. Gepardo e Dalleria Dani pronto, spettacolo garantito che potrete seguire comodamente da casa vostra. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, Lele. Non credere che scendere in campo con l'etichetta di favoriti sia sempre un vantaggio. Il rischio è che possa subentrare un certo pagamento nei giocatori. Sai, ti senti la qualificazione in tasca e quindi guai ad abbassare la guardia. Il portiere non trattiene, palla ancora in gioco. Non deve perdere la testa. Milan che si schiera con questi 11, li vediamo. C'è spazio sulla fascia. Occhio al recupero in una zona interessante. Ecco l'11 di partenza messo in campo dal tecnico degli ospiti. C'è il movimento senza palla. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E va dentro. Gol è frutto di una pregevole conclusione, però deviata in rete dal palo per la disperazione del portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Milan che avanza. Era una situazione disperata, qui potrebbe anche arrivare il rosso. Stava andando in porta, tentativo disperato, è arrivato il rosso. Chiara occasione da rete, corretta l'interpretazione dell'arbitro, non poteva fare diversamente. Esce dal campo, spazio a forze fresche. Murato dalla barriera. Attenzione, perde un pallone pericoloso. Qui si è superato. Ha salvato la propria porta con un intervento straordinario. Gran tiro. Bravo Ochoa su questo tiro. Taglia nel mezzo. Prova la botta. Attenzione, il pallone è lì. Si gioca. Palla che termina in out. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Intercetta il lancio e riconquista palla. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Ribatte qui il tiro, potrebbe essere il gol del pareggio. Perfetto di ordinaria amministrazione qui per il portiere. Qui ha provato l'effetto sorpresa, tentativo direi irrivedibile.
L'arbitro interrompe il gioco per verificare la gravità dell'infortunio. Il gioco riprende con la palla a due. Alessandro Florenzi. Mette in movimento Florenzi. Pallone buono questo. Gol del Milan, doppio vantaggio rossonero. Replay che mostra tutto il suo opportunismo in occasione del gol. Al posto giusto, al momento giusto, una rete da rapace d'area. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. L'arbitro fischia e mette fine alla prima metà di questo incontro. L'arbitro fischia qui a San Siro, parte il secondo tempo. Ha campo a disposizione. Palla messa dentro. Pallone controllato facilmente dal portiere. Allenatore che adesso ha a disposizione una freccia in più, si era parlato del possibile arrivo di questo calciatore, adesso è ufficiale. È giovane, ma anche vero che ha già dimostrato di avere le stimmate del predestinato. Io ne ho visti pochi alla sua età fare le stesse cose, senza considerare che ha ancora ampi margini di miglioramento. Può appoggiarla. Serve indietro il compagno. Occhio al tiro. Pallone in rete e adesso 3 gol di vantaggio. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol. Bella la giocata all'indietro del compagno. Ha eluso bene il pressing, eh? Poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Ora conducono per 3-0. Questo è il programma della prossima giornata su EA TV. A sfidarsi saranno Milan. Occhio Piero, un'occasione grande questa. Bravo il portiere a dire di no. Milan schiaccia Sassi. Nonostante l'ampio vantaggio, i rossoneri non ne vogliono sapere di allentare la pressione, ed è giusto così. E il tecnico punta evidentemente a sfruttare l'inerzia favorevole per chiuderlo definitivamente il match. Ha salvato la porta con questo intervento.
prosegue la sua avanzata. Palla gol per Jovic. Entrata con i tempi giusti questa. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Occhio al tentativo, potrebbe andare. Tentativo apprezzabile, conclusione potente che non inquadra lo specchio. Una partita che sicuramente non vorrete perdervi live qui su EA TV. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite, ci attende una partita giocata a viso aperto, con tante occasioni da rete da una parte e dall'altra. Parata eccezionale. Ed ecco che viene effettuata una doppia sostituzione. Palla deviata, pallone ancora lì. Calcio di rigore per il Milan, non ha dubbi l'arbitro. Può essere il gol che chiude la partita. Trasformazione perfetta. E rivediamo l'esecuzione perfetta del rigore, freddo dagli 11 metri. Ha visto che il portiere si era mosso in anticipo, è stato facile a quel punto metterla dalla parte opposta. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Supera il marcatore. Allontana il difensore su questo tiro. L'arbitro assegna 3 minuti di extra time. Può correre sull'esterno. Termina qui la partita, i rossoneri si qualificano. Beh, questa è una qualificazione ottenuta a un filo di gas. È un successo che permette loro di affrontare i prossimi impegni con rinnovato ottimismo. Se continuano così, sarà dura, ma per chiunque.